Buongiorno. Buongiorno, iniziamo oggi, siamo alla terza lezione del corso della Scuola Popolare sui dati digitali. Buon pomeriggio a tutti. In realtà questa è la quarta volta che ci incontriamo perché la volta scorsa c'è stata l'esercitazione che abbiamo fatto sul modello di rappresentazione attraverso i grafi semantici con l'esercizio relativo all'amica geniale. Oggi riprendiamo il corso delle lezioni. La lezione di oggi è quando i dati sono una finestra sporca e opaca sul mondo, come facciamo a curarli? Quindi si introduce oggi questo concetto della cura dei dati. Si potrebbe dire curare i dati per curare noi stessi, ma questa è una considerazione che potremo fare solo al termine della lezione. Quindi do la parola a Carlo, le modalità sono quelle delle altre volte, quando ve lo chiederemo, domande per intermedire, alzare la mano e poi partecipare ai sondaggi che faremo durante il corso della lezione. Grazie, Carlo. Allora, vedete il mio schermo? Sì, si vede bene. Allora, oggi è veramente un seminario speciale. Tutti i seminari sono speciali, ma quello di oggi, per le ragioni che vedremo tra poco, lo è in particolare. Anzitutto, come diceva Giulio, siete rimasti interessati anche alla esercitazione sui grafi semantici, ma so che diciamo una domanda è emersa, ma interessante, carino, l'amica geniale, ma a che servono veramente i grafi semantici? Solo per l'amica geniale? Adesso sto un po' schematizzando. In realtà, come vedremo meglio nel quarto seminario, quello sul valore dei dati, il modello a grafo semantico è molto utilizzato nell'ambito di quello che viene chiamato il grande Linked Open Data Cloud, che è una grande rete di risorse di conoscenza, risorse informative, tra cui c'è DBpedia o anche Wikipedia e così via, che sono state nel corso degli ultimi 15 anni collegate tra di loro per mezzo, per l'appunto, di strutture a grafo semantico. Quindi, mentre le tabelle relazionali sono utili in applicazioni, diciamo, che utilizzano, diciamo, basi di dati, sistemi informativi tradizionali, nel web voi non potete collegare tabelle, però potete collegare risorse di dati attraverso evidentemente dei puntatori, attraverso dei legami, attraverso dei rami. E questo grafo, questo Linked Open Data Cloud, che 10 anni fa era composto soltanto da quelle risorse che abbiamo visto prima, si sta espandendo enormemente fino ad arrivare a miliardi di cosiddette triplette costituite da due nodi e un ramo nella nomenclatura della volta scorsa. Entrando nel merito di che cos'è la qualità, la prima idea che viene in mente è di consultare Wikipedia, e Wikipedia conferma un po' quello che io avevo, diciamo, cercato di dire all'inizio. Vi ricordate quando dicevo che la scienza dei dati si appoggia su molte altre scienze molto più mature? La definizione che Wikipedia dà di qualità dei dati è, in statistica, aderenza dei dati rilevati alla realtà concreta che si vuole misurare. Quindi la qualità dei dati viene vista come un aspetto della statistica, non della nuova scienza dei dati, che peraltro è nei suoi primi 20 anni di vita, quindi rispetto ai 300 anni della statistica è veramente un piccolo infante, piccolo infante. Poi ci sono altre definizioni di qualità che adesso non abbiamo il tempo di esaminare, e volevo sottolineare questo fatto. Proprio pochi minuti fa ho raccolto questo articolo, questi due titoli di giornale dal Corriere della Sera e dalla Repubblica di oggi sulla questione AstraZeneca. Ieri erano emersi studi molto incoraggianti fatti negli Stati Uniti
su AstraZeneca. Oggi ci sono delle cautele perché le autorità USA e gli Stati Uniti hanno detto che i dati sono vecchi e incompleti e sulla Repubblica dati obsoleti, quindi tutte caratteristiche che afferiscono obiettivamente al tema della qualità dei dati. Quindi vedete quanto è importante il tema che oggi stiamo iniziando a discutere. Anche Alberto Mantovani, che è un grande immunologo, ha scritto un libro molto bello, Decalogo per gli aspiranti scienziati, e lui, il nono tema del Decalogo è rispetta i dati, un tema, quindi un verbo che tipicamente noi riserviamo, agli esseri umani, lui lo applica anche. Lo applica anche ai dati sperimentali, diciamo che come scienziato diciamo, analizza per le sue ricerche. Io ho scritto due libri sulla qualità dei dati, uno nel 2006 in cui mi sono letto 200 articoli, uno nel 2016 in cui me ne sono letti 700. E credevo di sapere tutto sulla qualità dei dati, però quando 15 giorni fa io mi sono messo, dico adesso però devo preparare una presentazione, è venuto fuori uno sforzo veramente enorme, molto superiore, diciamo così, a quello che io feci a suo tempo. Ho scoperto molte più cose di quante sono scritte, diciamo, in quei libri, e questo è interessante. Io non so quale sia la vostra valutazione complessiva, ma io sto imparando tantissimo da questi seminari perché devo assolutamente cercare di trovare un linguaggio, di trovare dei concetti che siano veramente, diciamo, evidentemente condivisibili con tante altre persone. Partiamo dal fatto che abbiamo già detto, abbiamo già visto nel primo seminario, i dati sono una rappresentazione della realtà. In questo processo di rappresentazione noi utilizziamo tutti i nostri cinque sensi e quindi, diciamo, se osserviamo un bel tramonto, possiamo scrivere una frase, mandarla per Twitter, oppure possiamo fare una foto e mandarla tramite WhatsApp. E quindi come conseguenza in questo processo di rappresentazione noi utilizziamo tanti diversi tipi di dati. Riprendo quello che avevo detto anche nel primo seminario, le tabelle, le mappe, le immagini, i testi, le leggi, i suoni. Non ti sento, puoi parlare a voce più alta, non ti sento. Quindi il tema della qualità dei suoni sta diventando in questo periodo particolarmente importante. Ebbene, in questo processo di rappresentazione noi possiamo commettere degli errori. E quindi invece di scrivere bellissimo possiamo scrivere belissimo, invece di fare una bella foto possiamo sovraesporla o sottoesporla e viene fuori una foto, diciamo così, non opaca, diciamo così. Ecco. Quindi voi capite, spero comprendiate già da questo semplicissimo esempio che in effetti la qualità dipende molto dal tipo di dato. Dire che è bellissimo è sbagliato e, diciamo, comporta un processo cognitivo molto diverso rispetto a quello a cui arriviamo dicendo che quella foto è una foto sovraesposta. E quindi, riprendendo una frase famosa di Mozart nel Don Giovanni, vediamo che una prima dimensione, una prima, diciamo così, asse, percorso che possiamo seguire per analizzare, per lavorare, per ragionare sulla qualità dei dati, riguarda per l'appunto le strutture di dati, i tipi di dati che noi utilizziamo. E naturalmente, diciamo, l'ultimo tipo di dato in realtà non è un tipo, ma sono i dati nel web su cui ragioneremo verso la fine del seminario. E una seconda osservazione riguarda così, un progetto che io porto avanti da 20 anni, un giro dei rifugi dolomitici. Allora, fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, l'anno scorso purtroppo non si è potuto svolgere, e io fornivo ai miei amici delle tabelle in cui riportavo tutte le altitudini,
tutti i punti che attraversavamo. E i miei amici mi hanno seguito molto, perché sono venuti molto a questi giri di rifugi, ma non erano molto impressionati, diciamo, da queste tabelle, diciamo, non gli piacevano tantissimo, non gli suscitavano emozioni. Quest'anno, anche un po' per riprendere questa tradizione, sperando che si possa fare a fine luglio, quando speriamo molti di noi saranno vaccinati, io invece l'ho descritto in maniera molto più iconica, con delle immagini di questi rifugi. Allora, immediatamente mi hanno risposto dicendo: bellissimo, ci vengo, sono entusiasta di questo giro. Vedete quanto i dati possano esprimere in maniera molto diversa delle emozioni, possono comunicare, diciamo, quella che ho chiamato una rappresentazione della realtà in maniera straordinariamente diversa. E se Gaetano Santucci vi avesse fatto vedere quel grafo lì a destra invece che il grafo a sinistra, cosa avreste pensato? Quale vi piace di più tra questi due grafi? Mi sembra chiara la risposta, ritorneremo su questo punto tra poco, ma è un po' il grafo a sinistra che risulta più ordinato e quindi più facilmente comprensibile. E facciamo un ultimo esempio su cui c'è il primo sondaggio, in cui utilizzo uno schema entità-relazione. Gli schemi entità-relazione li ho soltanto accennati alla fine del secondo seminario. Vedete, questo schema entità-relazione qui sopra rappresenta gli studenti universitari, per esempio dell'Università La Sapienza, i corsi che gli studenti hanno seguito e gli esami che gli studenti hanno superato con il voto. Ogni studente può avere superato molti esami, ogni corso può essere stato superato con esame da molti studenti. Allora, rappresentiamo questo schema entità-relazione in tre modi completamente diversi. Vedete, in questo secondo caso lo rappresentiamo in maniera un po' più confusa. I concetti sono sempre gli stessi, però i legami sono molto più arzigogolati. E invece in questo terzo caso rappresentiamo sempre i concetti, ma con dei nomi molto meno facilmente comprensibili, molto meno facilmente comprensibili. Allora, adesso io vorrei fare un primo sondaggio in cui la domanda è una domanda ancora, mi rendo conto, molto generica, molto poco specificata dal punto di vista di cosa significa. Quindi faccio appello alla vostra fantasia, alla vostra cultura, alle vostre sensazioni. Qual è il peggiore, inteso come, diciamo, il diagramma di minore qualità, secondo un criterio assolutamente intuitivo di qualità tra il diagramma 1 e il diagramma 2? Questo è il primo sondaggio. Se è il peggiore il diagramma 1, dovete selezionare 1, se no dovete selezionare 2. Carlo, abbiamo un piccolo ri ritardo nel lancio del sondaggio. Ecco, perfetto, ora lanciamo il sondaggio. Aspettiamo che voti più del 70% dei partecipanti. Lo lasciamo ancora pochi secondi. Stanno chiedendo se si può rivedere, Carlo. Volentieri, che cosa faccio? Chiudo il sondaggio? No, no, il No. sondaggio lo chiudo io. Tu mostra l'immagine. Sono bloccato. Torna indietro. Ecco. Qual è il peggiore di minore qualità? Ecco, io direi di chiudere. Quindi puoi tornare lì. Chiudiamo il sondaggio. Questi sono i risultati. Quindi il peggiore
è stato considerato da una buona maggioranza, ma non, diciamo, decisiva, l'uno, quindi quello più confuso. Ebbene, io arrivo ad una conclusione su cui ritorneremo più avanti, che coloro che hanno, diciamo, considerato il primo diagramma peggiore, hanno fatto un ragionamento basato sulla comprensibilità, e quindi sulla estetica. Secondo me qui sono stati. Faccio questa congettura, eh? Faccio questa congettura, tutto nuovo, non sto parlando di cose che sono già consolidate nella letteratura. Senza rete, diciamo così. Quindi hanno fatto un ragionamento basato soprattutto su aspetti estetici, mentre coloro che hanno considerato peggiore il secondo l'hanno considerato probabilmente meno aderente alla realtà, perché non si capiva niente, st, es, co, e quindi hanno ragionato sulla base di una categoria di natura più etica, orientata più alla verità. Attenzione, non è, tutto quello che dico è assolutamente contestabile. Questa è una congettura che io faccio. Okay? Letta, il nuovo segretario del Partito Democratico, dice cerco la verità. Ecco, quindi queste due categorie, la categoria della verità e la categoria della bellezza, ecco, io credo che siano presenti nell'ambito della tematica della qualità dei dati. E questa quindi è una seconda coordinata secondo cui noi possiamo ragionare. Passiamo adesso ad una terza, considerazione. Allora, abbiamo detto mondo analogico, mondo digitale. Nel mondo analogico Carlo Batini è nato a Pescara. Supponiamo che questi dati vengano trasferiti nel mondo digitale in una tabella. In una tabella. E supponiamo che vengano trasferiti male, nel senso che non viene scritto Batini, ma Butini, e poi non venga inserito il comune di nascita perché la persona si era stufata di inserire i dati per una qualunque ragione. Bene, se voi osservate l'errore che viene compiuto scrivendo Butini invece che Batini, e l'errore che viene compiuto non scrivendo nulla o scrivendo non lo so nel comune di nascita, sono di natura abbastanza diversa. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un dato inaccurato, nel secondo caso ci troviamo di fronte ad un dato incompleto. Ecco, questo banale esempio, ci dice, poi ritornerò su questo, scusate, ci dice che in realtà esiste una terza coordinata secondo cui noi possiamo ragionare sulla qualità, e cioè le dimensioni secondo le quali noi formalizziamo, esprimiamo il concetto di qualità, l'accuratezza, abbiamo visto la completezza e ne vedremo altre, la consistenza, la tempestività, la comprensibilità. Ma vorrei tornare indietro per fare una seconda considerazione. Nel momento in cui io, come potrei dire, non ho più accesso al mondo analogico, io sto guardando direttamente la tabella, sto guardando la tabella. E vedo che in questa tabella è scritto Botini e penso, che diavolo, ma non è possibile che questa persona abbia nome Botini. Attenzione, io non conosco Carlo Batini, perché sennò il gioco sarebbe semplice. Leggo Botini, io ho qualche dubbio sul fatto che questo dato sia giusto, non lo so, non lo so, è facile dire non lo so. Qual è il comune di nascita di questa persona? Quindi nel momento in cui io voglio migliorare la qualità di questa tabella, no? La finestra, voglio cercare di curare questa tabella riprendendo il titolo. Ecco, io ho due possibilità, non ce n'è una terza. O di tornare nel mondo analogico e magari andare a trovare la persona che so ha, diciamo, fornito questi dati e dirgli: scusi, ma lei come si chiama? Batini o Btini? E mi può dire per favore anche dove è nato? Cioè, in sostanza, per migliorare la qualità dei dati, per curare i dati, se io torno nel mondo analogico, devo assolutamente fare uno sforzo cognitivo per trovare la persona che ha fornito quei dati e per verificare se effettivamente quei valori sono giusti o no. Ecco la ragione per cui nel 99,99% dei casi
Non si torna nel mondo analogico per inserire i dati una seconda volta, ma è molto più comodo, ma soprattutto è molto meno costoso e faticoso. Pensate a delle tabelle con milioni, con miliardi di dati, vi ricordate Ezioni? E quindi cercare di curare il dato nell'ambito di quella sfera opaca che abbiamo già visto. Diciamo, tende ad espandersi secondo le tre dimensioni dell'ampiezza, del tempo e della profondità. Questa è una considerazione piuttosto importante che faremo, che riprenderemo in seguito. Dopodiché, la qualità dei dati dipende dall'uso. Non è un fatto astratto, assoluto, intrinseco. Io 5 anni fa ho avuto un'operazione di protesi all'anca, forse anche di più di 5 anni fa, non me lo ricordo più. E ho cominciato a sentire dei dolori. Allora ho fatto una radiografia. Osservate con attenzione questa radiografia. Vedete niente di strano in questa radiografia? Dice sì, vedo la protesi. Sì, ma al di là della protesi, vedete qualche altra cosa? Guardate qua. Qua c'è un filetto bianco che non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esserci. Nel momento in cui ho preso il referto della radiografia sono sbiancato perché c'era scritto sospetta frattura. Sospetta frattura. Oddio, sospetta frattura significa che nell'inserire la protesi hanno rotto l'osso, una cosa terribile, va bene, che ci può capitare. E allora sono andato da uno specialista il quale ha detto: ma guardi, secondo me non c'è la frattura, però. Io adesso la metto in mano al mio tecnico, di cui mi fido di più in assoluto da 30 anni, le faccio fare una risonanza magnetica e vedrà che con la risonanza magnetica riusciamo a decidere. E in effetti, fortunatamente la risonanza ha confermato il fatto che non c'era frattura. Perché ho fatto questo esempio? Perché come vedete la qualità che io desidero per poter arrivare ad una certa diagnosi dipende dall'uso. La radiografia può andare bene in determinate circostanze, in altre circostanze serve un'immagine con una risoluzione migliore, e con una evidenza, diciamo, maggiore del fenomeno che sto osservando. Quindi, secondo una terza coordinata, io posso parlare della qualità dei dati in modo intrinseco, assoluto. Oppure ne posso parlare nel momento in cui io li utilizzo per un certo scopo. E guardate adesso queste tre immagini, forse le avevo fatte vedere anche nel primo seminario, non mi ricordo. Se io vi chiedo qual è l'immagine di migliore qualità, io credo che non abbiate dubbi ed è l'immagine al centro. E in effetti si può arrivare alla conclusione che l'immagine al centro è quella di migliore qualità anche attraverso dei parametri tecnici che ci dicono, per esempio, diciamo, con quale gradiente si modifica il colore. Allora è chiaro che viola 1 è molto sfaccettata e quindi evidentemente riesco ad accorgermi del fatto che è molto sfaccettata mediante un'analisi dei vari pixel. E la stessa cosa per quanto riguarda viola 3. Quindi, in questo caso io posso dare una valutazione oggettiva della qualità attraverso, ripeto, l'analisi dei pixel. Ma se invece vi faccio vedere questa, vedete, la viola 1 ancora continua a essere piuttosto sfaccettata, quindi poco candidabile ad essere la migliore. Le differenze tra viola 2 e viola 3 sono leggere, molto leggere. In particolare, viola 3 ha un colore leggermente più chiaro di viola 2. E quindi io immagino che forse alcuni di voi propenderebbero per viola 3, altri propenderebbero per viola 2 se io facessi un sondaggio, ma non lo facciamo il sondaggio in questo momento. Insomma, la sensazione che vorrei dare è che un'altra e l'ultima dimensione secondo cui noi possiamo parlare di qualità dei dati è il classico tema, studiato dalla filosofia da migliaia di anni, della oggettività o soggettività delle esperienze che noi viviamo. Ecco, queste sono le cinque dimensioni, le cinque coordinate, i cinque itinerari secondo cui noi possiamo ragionare sulla qualità. E quindi voi potete capire che il seguito del seminario richiede che allacciamo le cinture, perché riuscire a muoversi in questo spazio multidimensionale
Per me è stato veramente complesso e spero, insomma, in qualche modo di poter condividere con voi la piacevolezza, insomma, di questo volo, di questo esame, di questa grande prateria costituita dalla qualità dei dati. Un primo aspetto riguarda la bellezza e la comprensibilità, cioè quello su cui noi già ci siamo misurati con il primo sondaggio. Qui avevo collocato un secondo sondaggio, ma poi mi sono accorto che era identico al primo, quindi lo saltiamo. Io 35 anni fa sono stato alla Beda University a Pechino, è stata un'esperienza di straordinario interesse. La Cina era profondamente diversa da come c'erano decine, centinaia di migliaia di biciclette, c'erano due o tre camioncini, e adesso invece sono tornato, è completamente cambiata. E sostanzialmente feci agli studenti della Beda University nel 1984 la domanda che ho fatto a voi su due diagrammi differenti, ma schemi differenti, ma insomma adesso penso che non sia necessario che entriamo nel merito di ogni singolo concetto. Quale vi piace di più? E gli studenti della Beda University del 1984 all'unanimità mi hanno detto quello a sinistra. Quello, a voi ho chiesto quale vi sembra il peggiore. In questo caso io sto ragionando semplicemente sulla base di una diversa disposizione dei simboli, i nomi delle entità sono gli stessi e quindi sto ragionando sulla base di un criterio direi esclusivamente estetico. E loro hanno detto quello a sinistra. Io gli ho detto ma perché quello a sinistra? Perché a noi nella nostra cultura piace molto il movimento, il movimento. Recentemente, poi ho rifatto la stessa domanda agli studenti della Harbin University che ho visitato, ho fatto un corso nel 2014 e gli ho chiesto quale vi piace di più. Quindi erano due città diverse, Harbin è a nord, Pechino è la capitale, la grande capitale. Quale vi piace di più? E loro all'unanimità nel 2014 mi hanno risposto quello a destra, perché lo riteniamo più comprensibile di quello a sinistra. Cosa è successo in quei 30 anni? In quei 30 anni in Cina sono successe tantissime cose, però mi ha colpito il fatto che 30 anni prima ci fosse un collegamento con una cultura che a me è sembrata più tradizionale e 30 anni dopo già ci fosse una significativa trasformazione dal punto di vista dei paradigmi culturali, secondo cui si giudicava un artefatto costituito da uno schema entità-relazione. E recentemente ho letto questo bel libro di Remotti contro l'identità e ho trovato degli elementi che si possono collegare con il discorso del movimento e con il discorso della struttura. In effetti, Benotti, nella prima parte di questo libro, dice che l'identità è composta da due elementi, da una struttura che è tipicamente statica, e dal movimento e dalla mutazione, anche la mutazione che ci fornisce eventi, momenti, esperienze che formano la nostra identità. E prendete questo semplicemente come un accenno ad un problema rispetto al quale certamente io non riesco, diciamo così, a mettere nero su bianco una conclusione, tanto più in questo seminario. E il secondo aspetto è, l'abbiamo in parte già accennato, voglio la verità. Datemi un punto d'appoggio e vi dirò la verità. Nella questione che abbiamo già esaminato, di Carlo Bettini, non so, abbiamo detto che nel 99,99% dei casi io non ritorno a chiedere nel mondo analogico come ti chiami, Bettini, ma cerco qualche cosa a cui collegarmi e agganciarmi nel mondo digitale. Quindi cerco quella che gli informatici, i logici chiamano la ground truth, cioè cerco qualcosa e dico questo qualcosa è giusto, è vero, mi posso fidare e adesso io confronto questi dati con questa fonte che ritengo esprimere la verità. E allora facciamolo questo gioco, diciamo così, supponendo che voi siate dei cinefili e abbiate più di 60 anni, perché qui sono segnati almeno tre dei quattro film che sono segnati qui sono di tanto tempo fa, sono Casablanca,
Vacanze Romae, che non, adesso dobbiamo capire bene che cosa è Vacanze Romae, e poi Sabrina, e sono riportati col loro titolo in italiano e col loro titolo in inglese, ed è riportato il regista, l'anno e la durata in minuti. Allora, io vi dico subito che nell'ambito di questo, di questa tabella, relazione, di questa relazione, esistono tre valori che sono sbagliati, sono inaccurati. E sono il regista di Casablanca, il titolo Vacanze Romae e poi la durata in minuti dell'attimo fuggente. E adesso, insieme a voi, dobbiamo scoprire il modo con cui io posso cercare di correggere, di curare, correggendoli, diciamo così, questi dati. E cominciamo con il regista di Casablanca. Come fate, accedendo al web, a capire qual è il vero nome del regista di Casablanca? Ragionateci un attimo. Abbiamo tante cose da fare, per cui io non dedicherò tantissimo tempo a questi esperimenti. Beh, quello che possiamo fare è andare sul web e scrivere due parole chiave: regista Casablanca. Ci vengono fuori 822.000 risultati. Noi ci concentriamo solo sul primo e scopriamo che il vero nome del regista di Casablanca è Curtiz, e quindi lo correggiamo. Vacanze Romae. Su Vacanze Romae abbiamo. Vabbè, certo, sappiamo bene, lo sappiamo che non è Vacanze Romae, ma è Vacanze Romane, però facciamo finta di essere un programma automatico che deve ricostruire. Ecco, in questo caso il programma automatico, anche se intelligente, l'unico elemento che ha a disposizione è Roman Holidays. È Roman Holidays. Sì, c'è anche Wyler, e quindi io potrei effettivamente fare lo stesso gioco di prima, ma qui facciamo un esperimento diverso, sostanzialmente. Qui la strategia che seguiamo è di cercare un sito, per esempio questo sito www.film.it, in cui sono riportati i nomi in italiano di tutti i film fin dall'inizio, diciamo così, della cinematografia. E se qui facciamo l'assunzione che la parola vacanze sia giusta, a questo punto, con questa assunzione, noi possiamo concentrare il nostro sforzo di analisi su tutti i sette titoli, non sono di più, che cominciano con vacanze. E in effetti, andando a confrontare, non entro in tanti particolari, ma è comprensibile che si possa fare, Vacanze Romae, instaurando una qualche forma di distanza lessicografica rispetto ai sette nomi, è facile arrivare alla conclusione che il nome giusto è Vacanze Romane. Ma la situazione è un po' più complicata per quanto riguarda la errata durata dell'attimo fuggente. Su questo, in effetti, vorrei, se possibile, fare un esperimento con voi. Vi chiedo, alcuni di voi a caso, di accedere al sito a sinistra, comingsoon.it film, e altri ad accedere al sito di Wikipedia, relativo all'attimo fuggente. Ci vuole un po' per scrivere questi indirizzi, diciamo così, di siti. Aspetto qualche secondo. Giulio, ti sta arrivando qualche durata dell'attimo fuggente? Giulio? Giulio, non ti sento. Vado avanti lo stesso perché vedo che stanno arrivando alcune risposte. Ecco Carlo, scusami. Allora, Sara Rocutto dice 129, Ramona Campari 129, Anna Savarese 129. Ma tutti sono andati su Wikipedia, ma non vale. Tutti sono andati su Wikipedia. La questione è questa. Ah no, sono andati su Coming Soon. Scusate, ho pensato. Allora, Coming Soon riporta 129 minuti e Wikipedia riporta 128 minuti. Allora, voi forse state pensando, vabbè, ma che problema c'è? Ecco, purtroppo questo è quello che succede
succede spessissimo. Quando, forse ve l'ho già detto, con la famiglia tanto tempo fa siamo andati alle Maldive a celebrare un compleanno. Io sono andato a guardare il tempo previsto e c'era il primo delle pagine dei siti di previsioni meteorologiche che dava tempo terribile e moltissimi altri siti che davano invece tempo buono. E naturalmente io non sapevo come, però per fortuna poi il tempo è stato buono a parte una mattinata. Ecco, facciamo il caso appunto in cui effettivamente è importante arrivare ad una qualche conclusione. Questo è il secondo sondaggio. Vedete, Coming Soon da 128, Wikipedia da 129. Allora, noi dobbiamo arrivare ad una composizione di questi due valori, perché non è, insomma, in qualche modo dobbiamo decidere. Ci sono tre scelte possibili, in realtà ce ne sono ancora di più, ma io ve ne sottopongo tre. Nella prima scelta io scelgo 128 perché considero più affidabile Wikipedia. Nella seconda scelta, tenete presente che Wikipedia è un sito generalista, Coming Soon è invece un sito specializzato per i film. Nella seconda scelta invece faccio una scelta salomonica, 128 minuti e 30 secondi, esattamente la metà. E nel terzo caso invece li scrivo tutte e due, 128 e 129. Allora guardate bene queste tre possibili scelte. 128 perché è più affidabile Wikipedia, 128 e 30 secondi, 128 e 129. E vi prego adesso di rispondere a questo, in realtà il terzo sondaggio perché il secondo l'abbiamo cancellato. Quale di queste tre risposte preferite? Adesso tra un po' Giulio mi darà gli esiti di questo secondo. Anzi no, li vedremo insieme. Allora andiamo sul terzo sondaggio. Lo sto lanciando. Trovate nel sondaggio anche le tre risposte possibili. E qua votato il 74%, aspettiamo di arrivare almeno a 30 secondi, sono stati rapidissimi, chiudo il sondaggio e condivido i risultati. Ah, incredibile. Io vi assicuro, mi sarei aspettato che pochissimi avessero scelto il secondo. Invece, evidentemente, è valsa l'idea, che anche se sembra una durata strana, 128 minuti e 30 secondi, però evidentemente io do uguale affidabilità ad entrambi, non è possibile che sia durato 128 e 129 delle due luna, e quindi dico salomonicamente la metà. La seconda risposta è più affidabile Wikipedia e anche questo ha un aspetto, come dire, filosofico, no? Cioè il fatto di dire, guarda, io non lo so, tutto quello che sono riuscito a capire è che può essere 128 oppure può essere 129 e condivido con te questa incertezza. Questa in fondo è una visione molto, come potrei dire, razionale, no? Nasce dall'osservazione, il mondo è impreciso e in questa imprecisione io condivido con te questa imprecisione. Questo è il senso della risposta 128 e 129. Molto interessante. Bene, andiamo avanti. Ci abbiamo tantissime cose da fare, forse non ce la facciamo in un'ora e 40, lo devo dire subito. Ma d'altra parte, se qualcuno si stufa, ovviamente va via, giustamente. Allora, posso fare un commento io? Forse la maggioranza minimizza il rischio dell'errore, no, non il rischio, la quantità dell'errore, la dimensione dell'errore possibile, dicendo 129, 30 secondi. 128 e 30 secondi. 130, 30. Sì. È vero questo, però minimizzare il rischio da un certo punto di vista è un atteggiamento difensivo, forse utilitaristico, anche questa componente, no? In un certo senso. Non accetta l'incertezza, non accetta l'incertezza, vuole arrivare ad una qualche
appunto, come hai detto te, minimizzazione del rischio, però sono d'accordo con te. Non so se vogliamo condividere altri commenti su questo terzo sondaggio, oppure vogliamo andare avanti, se non ci No, sono. non c'è. Oggettivo verso soggettivo, l'abbiamo già visto con la viola del pensiero. E guardate queste due mappe. Queste due mappe sono le mappe della metropolitana a sinistra di Londra e a destra di New York. Vi dico subito che l'area territoriale è molto più ampia nel caso di Londra che nel caso di New York, e questo ne dobbiamo tenere conto negli esperimenti che adesso faremo. Vedete, le due mappe hanno proprio caratteristiche diverse tra di loro. Tra l'altro, la prima mappa della metropolitana di Londra è, mi pare, di tantissimo tempo fa, adesso non voglio dire una cosa imprecisa. E in particolare è del tutto evidente che la mappa di New York appoggia la rete metropolitana sulla struttura di Manhattan, sulle strade di Manhattan, mentre invece la mappa di Londra è una mappa in qualche modo non collegata al territorio, non mappata, non georeferenziata sul territorio. Allora io adesso vi propongo due possibili utilizzazioni di queste due mappe, legate al loro uso. Quindi voi supponete di trovarvi a Londra o a New York, prima o poi ci si potrà tornare, e nel primo caso supponiamo che la utilizziamo sopra, cercando qual è la fermata più vicina a un punto in cui noi siamo collocati. Vedete, ho rappresentato con un pallino rosso, ma per farvelo vedere meglio gli faccio fare un piccolo giro in modo tale che lo riuscite a collocare con loro. Supponete di trovarvi in quel punto a Londra, e invece supponete di trovarvi in quel punto a New York. Quale delle due mappe ci aiuta di più nel rispondere alla domanda come arrivo, qual è la fermata più vicina e con quale itinerario arrivo alla fermata più vicina? Penso, senza che adesso facciamo un sondaggio, penso che possiamo essere d'accordo sul fatto che è migliore la mappa di New York, perché la mappa di New York appunto georeferenzia, e quindi io posso sempre in qualche modo collegare il mio itinerario nel territorio di Manhattan con la mappa della metropolitana. Mentre invece, se io la utilizzo sotto, e quindi il mio problema non diventa andare alla fermata più vicina, ma come commutare da una linea all'altra, ecco, a parità di complessità, quindi supponendo effettivamente, concentrandoci su una porzione del territorio di Londra paragonabile a Manhattan. Ma insomma, la mappa di Londra ha una lunga storia, e se l'hanno fatta in quel modo, io mi ci sono trovato bene quando ho dovuto commutare da una linea all'altra. Può darsi che voi abbiate avuto delle esperienze diverse, ma diciamo, forse non faccio una grossa forzatura nel dire che se la utilizziamo sotto, nella metropolitana, effettivamente la mappa di Londra si rivela più utile a parità di complessità. Oh, poi ve lo dice uno che non so chi di voi è stato a Tokyo. Io sono stato a Tokyo una volta e era veramente un punto d'onore il fatto di non perdermi nella metropolitana di Tokyo. Mi sono organizzato benissimo, avevo un sacco di mappe, di traslitterazioni dal giapponese. Bene, sono riuscito a perdermi nella metropolitana. Ero veramente frustratissimo, ho dovuto chiedere a delle persone, le quali naturalmente conoscevano le squadre di calcio italiane, per cui io ero italiano, benissimo, ti accompagniamo noi, e sono finalmente riuscito a ritrovare dove stavo di albergo. E uno, nessuno, 100.000. Ah, qui veramente arriviamo ad un punto, da vertigine, da vertigine. Nel 2013 io guardavo anche ora i risultati delle partite di calcio e ho guardato questa immagine di Repubblica nella quale si dice che il risultato della partita Catania-Inter in 3 punti diversi è 2 a 4, 2 a 3, c'è scritto 3 a 2, ma 2 a 3 e 2 a 2.
E naturalmente io sono riuscito a fare a prendere lo schermo, diciamo così, a prendere un'immagine dello schermo e adesso farvela vedere. Ero veramente allibito su come in una stessa schermata si potessero mettere tre risultati differenti. E naturalmente, se adesso io vi chiedo, sulla base di questa sola informazione, secondo voi com'è finita la partita? Beh, lì c'è scritto finisce la partita, vince l'Inter 3-2, però sopra c'è scritto 4-2. Quindi, forse, anche qui non facciamo un sondaggio, cerco di interpretare, forse state ragionando come io ragionai a suo tempo, e cioè il risultato con un maggior numero di gol non è 3-2, è 4-2. Quindi sicuramente l'Inter ha vinto 4-2, non 3-2, confermato poi, vedete, da Palacio 48esimo del secondo tempo, Palacio 47esimo, quindi evidentemente colui che ha scritto finisce la partita non ha visto l'ultimo gol. Questa è stata la mia interpretazione, niente di più falso. Io sono andato su diversi siti, Catania Inter è finita 2-3, non è finita 2-4. Non è finita 2-4. E quindi arrivare al risultato finale di Catania-Inter è relativamente facile, basta andare a vedere due, tre, quattro siti, tutti lo confermano, ma invece capire perché là sopra ci sia scritto 2-4 è più complicato. E forse ci aiuta il fatto che è stato riportato un ultimo gol di Palacio che forse è stato annullato. Io ho cercato nei siti se era stato annullato un gol di Palacio alla fine, ma non ho trovato nulla. Quindi, ancora una volta, arriviamo alla conclusione che capire il perché delle cose, e spesso ci è utile in situazioni meno ludiche di questa qua, è molto complicato. E fu molto complicato quando 20 anni fa, lavorando all'autorità per l'informatica, sono stato il referente di un progetto importantissimo chiamato dei servizi alle imprese. Allora, le imprese nella pubblica amministrazione sono rappresentate in almeno tre grandi tabelle o archivi: l'archivio dell'INPS, l'archivio dell'INE e l'archivio delle Camere di Commercio. Questo cosa significa? Questo era vero 23 anni fa, adesso credo che le cose siano migliorate, però purtroppo non ho l'informazione diretta. Questo cosa significa? Significa che quando un'impresa si iscrive, dapprima si iscrive al sito delle Camere di Commercio che sulla base di una legge del 1950 detengono l'archivio ufficiale delle imprese. Poi a questo punto, una volta ottenuto l'atto di iscrizione, vanno all'INAIL e danno di nuovo il nome, l'indirizzo e la sede legale, vanno all'INPS e danno di nuovo il nome, l'indirizzo e la sede legale. E questo naturalmente che cosa comporta? Che quando cambia qualche informazione, per esempio cambia l'indirizzo della sede legale, loro debbano ritornare alle Camere, all'INAIL, all'INPS e a tutte e tre fornire il nuovo indirizzo della sede legale oppure diciamo qualche altro tipo di informazione. Naturalmente tutto ciò è enormemente dispendioso e quindi c'era venuta l'idea che invece di comunicare tre volte il cambio di indirizzo, potevano comunicarlo una volta sola alle Camere di Commercio e a questo punto le Camere di Commercio lo comunicavano all'INAIL e lo comunicavano all'INPS. Così evidentemente c'era molto meno lavoro da parte del front office di INAIL e INPS e allo stesso tempo le informazioni erano tutte evidentemente allineate, immediatamente allineate. Il problema però è che prima di poter, diciamo, rinnovare il meccanismo di comunicazione tra Camere, INAIL e INPS, dovevamo collegare i tre archivi. Allora, i tre archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Camere di Commercio sono tre archivi con approssimativamente 5 milioni di righe, tre tabelle, tre tabelloni con 5 milioni di righe, in cui naturalmente la stessa impresa, come vedremo meglio tra un secondo, insomma, non è facile da ritrovare. Forse voi potete dire, ma la stai facendo troppo complicata, ma basta evidentemente ordinarle e poi ci metto, quando trovo lo stesso nome, evidentemente le allineo e le faccio collegare e quindi sarà facile poi realizzare la comunicazione tra Camere di Commercio, INPS e INAIL.
Ecco, purtroppo le cose non stanno così. Purtroppo le cose non stanno così e vi faccio vedere un caso che mi fece rizzare i capelli, in cui ho dovuto togliere il nome vero perché sennò questa persona da 20 anni gli fischiano le orecchie quando la menziono. Nel caso vostro ho messo un nome diverso, Bettini invece del cognome vero. E la situazione è questa qua, che nei tre registri, cambia tutto, il nome. Allora, per quanto riguarda l'identificatore, e l'identificatore, come abbiamo visto nel secondo seminario, è fondamentale in una tabella, perché è l'informazione che permette di distinguere quella impresa rispetto a tutte le altre, la matricola dello studente universitario. Bene, se voi guardate i tre identificatori, uno, quello dell'INPS, è proprio concettualmente diverso dagli altri, è un numero progressivo, e due, sembrano essere simili e sembrano ricordare la partita IVA, però se andate a vedere i valori, sono dei valori diversi, per cui non possiamo basarci sull'identificatore, perché per qualche ragione legata alla qualità dei dati, sono dei valori diversi. Cioè, vabbè, ma il nome sarà lo stesso? No, il primo nome è Centrocarni di Bettini Benito, il secondo è Bettini Benito Centrocarni. Dice, vabbè, sono simili, basta semplicemente, lo so, ma questo lo deve fare un programma automatico. E il terzo è Centro Piemonte Carni di Bettini B. Ma quale programma basato anche sul linguaggio naturale riesce a capire? È molto complicato riuscire a trattare questi dati. E poi il tipo di attività, commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine per il registro delle camere di commercio, alimentari, bevande e tabacchi per l'INPS, macellerie senza mattazione per l'INAIL. Uno, nessuno, 100.000. Siamo proprio di fronte a Pirandello. E naturalmente sono diverse anche le sedi dove questa impresa opera, figuriamoci, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Ovada. Ecco, questa è la situazione, o era a suo tempo, degli archivi della pubblica amministrazione. Voi capite che in una situazione di questo genere uno, nessuno, 100.000. Non c'è un'impresa che interagisce con la pubblica amministrazione, ma tante imprese diverse interagiscono con le diverse pubbliche amministrazioni. Fortunatamente qualcosa si è fatto, ma ancora tanto resta da fare. Carlo, c'era un Bene. commento su uno, nessuno, 100.000 rispetto alla tabella dell'Inter Catania. No? Bene. Ah, sì. Anna Savarese dice, ma in quel caso, ma questo può valere anche per il centro carni, abbiamo verificato l'errore dalla comparazione, cioè andando a vedere su altri siti, su altre. In assenza di comparazioni, come sappiamo che il dato è corretto? Questo significa che dobbiamo sempre pensare che possano essere non corretti? Allora, se fossimo in un seminario di informatica, c'è la famosa congettura di Dijkstra che dice che noi possiamo solo provare che un programma è scorretto. Non possiamo mai provare che un programma è corretto. Nella parte finale di questo seminario, sperando di arrivare in tempo perché c'è ancora tante cose da dire, vedremo che Umberto Eco dice che noi non possiamo mai arrivare alla verità, però possiamo avvicinarla. E io concordo con Umberto Eco, secondo me la verità non è mai definitivamente raggiungibile, però ci possiamo andare molto vicino. Non so se vi sembra un po' troppo rozza questa posizione, ma purtroppo spesso è così. Cioè, o noi, come dicevo prima, assumiamo che un sito sia la ground truth, sia la verità, e allora tutto quello che c'è scritto su quel sito, se il risultato finale di Catania Inter del 2003 è scritto in quel sito, noi possiamo arrivare ad una conclusione univoca. Oppure dobbiamo sempre esercitare il principio del dubbio. Nei programmi di machine learning esistono i falsi positivi e i falsi negativi, come sappiamo anche dai vaccini e dai tamponi e da molte altre misurazioni. La conclusione che noi dobbiamo dare spesso è opportuno, è più sensato dare una valutazione probabilistica. Probabilistica. Questo tampone nel 70% dei casi arriva alla conclusione che effettivamente la persona è ammalata di Covid, ma nel 30% dei casi non ci riesce. Questo
Questo è il modo con cui noi possiamo. Quindi, come diceva anche Cacciari in uno dei più recenti dibattiti da Lilli Gruber, noi viviamo in un mondo probabilistico. Noi viviamo in un mondo. Dobbiamo accettare il fatto che viviamo in un mondo probabilistico. Questa è la mia risposta. Non so se Anna Savarese è soddisfatta o no, forse ce lo può dire. Sì, Anna dice di sì. Bene, sono contento. Tutto cambia. Allora, tutto cambia. Io fino al 2001, dal 2001 vivevo a Roma, poi mi sono trasferito a Milano. I primi tempi fissavo l'appuntamento del dentista a Roma per tornare a Roma, poi però era troppo scomodo obiettivamente andare dal dentista a Roma e quindi mi sono trasferito a Milano e nel 2016 ho trasferito la mia residenza. Quindi nel 2016 sostanzialmente è intervenuto un cambiamento nelle anagrafi di Roma e anagrafi di Milano. Mentre fino al 2016 ero iscritto all'anagrafe di Roma, nel 2016 io sono stato iscritto all'anagrafe di Milano. Qui ho fatto il caso, non vero, che sia stata tolta la mia iscrizione all'anagrafe di Roma. Tipicamente i programmi, diciamo, di aggiornamento anagrafico funzionano, anche se magari con mesi di ritardo, ma qui facciamo l'assunzione che è stata aggiunta alla mia anagrafe di Milano, ma è rimasta anche la mia anagrafe di Roma. Allora, a questo punto, questo problema, diciamo, richiede un pochino di fantasia oppure anche di esperienza, magari di queste cose che non ha senso che voi dobbiate avere. Ma supponete che effettivamente io faccio un'estrazione dall'anagrafe di Roma, mi viene che Carlo Batini, non so nulla di quello che ho detto nella slide precedente, il dentista, non so nulla di quelle cose. Via Neri 15 è scritto all'anagrafe di Roma, Carlo Batini, magari anche col codice fiscale, in modo tale che sto parlando esattamente dello stesso Carlo Batini, via Rosi 20. A chi devo credere in questo caso? Qual è l'idea che mi permette di risolvere questo problema? Perché alcuni problemi sono risolubili, eh? Non è che non c'è mai la verità, non si riesce mai. Fortunatamente tante cose si risolvono con ragionevole grado di certezza. Beh, l'informatico vi direbbe: vado a vedere quando è stato aggiornato l'archivio, quando è stata aggiornata la base di dati. E in effetti l'ultimo aggiornamento, l'ultimo cambiamento di indirizzo a Roma, io l'ho fatto nel 2001, mentre il cambiamento di indirizzo di residenza a Milano l'ho fatto nel 2016, quindi è più affidabile l'informazione a destra. Vedete, la realtà cambia. Se io tengo traccia anche di quando è cambiata la realtà, qualche informazione che mi permette di curare i dati, io riesco ad ottenerla. E quindi arrivo alla conclusione che Carlo Batini è in via Rosi 20 a Milano. I documenti sono il nuovo petrolio. Qui vi dico che nella pubblica amministrazione le tabelle sono il 5% dei dati, il 95% dei dati sono i documenti. E molto spesso i documenti sono scritti così, oppure, ancora più spesso, quando vengono scannerizzati, la pubblica amministrazione è un immenso laboratorio di scannerizzazione. Perché le leggi che dicono che i dati vanno digitalizzati sono stati interpretati nel senso, benissimo, scannerizziamoli, vengono fuori dei documenti quasi illeggibili. Voi dite, ma non è possibile, ma dai, ci stai dicendo, sei troppo pessimista. Purtroppo io sono in un grande progetto di una grande pubblica amministrazione e abbiamo potuto constatare, anche con Gaetano Santucci, che molti dei documenti, una significativa percentuale delle pagine che noi stiamo esaminando, non sono ricostruibili neanche con un OCR, con una character recognition affidabile. Quindi anche questo piccolo spezzone, diciamo così, di realtà sulla qualità dei dati, mi piace condividerlo con voi. E poi la qualità delle leggi. Qui ve lo faccio vedere molto rapidamente, mi scuso, ma vorrei arrivare al web. Articolo 1. Questa legge cancella tutte le leggi precedenti in tema di contrasto all'evasione fiscale. No, no, le cose non si scrivono così, perché cosa significa tutte le leggi precedenti? Questa legge sostituisce la legge 320 in tema di contrasto, ma la sostituisce tutta o la sostituisce per alcuni articoli? Questa legge sostituisce la legge 320, l'intero articolo 1 e articolo 7 nei commi 3 e 2.
spero di poter condividere con voi, che è fatto meglio, è scritto meglio questo articolo perché mi dà tutti gli elementi per poter ricostruire il testo vigente, cioè qual è la legge che vale in questo momento, qual è l'articolato che vale in questo momento, perché ho dei puntatori, vedete articolo 1, articolo 7 nei commi 3 e 5, che mi permettono di dire quali articoli non valgono più. I dati che non abbiamo. I dati che non abbiamo sono un'altra questione straordinariamente importante. Perché sono importanti? Perché questa sfera che si espande continuamente, paradossalmente, man mano che si espande, sono più le cose che non sappiamo. Sì, sappiamo più cose, ma espandendosi la sfera, ci sono molte altre cose che noi non sappiamo. Molte altre cose che noi non sappiamo. Per esempio, un articolo di 2 giorni fa, è fallita la sanatoria sui lavoratori in nero e quindi i lavoratori stranieri restano invisibili. Non ci sono informazioni sui lavoratori stranieri. Riprenderemo questo discorso quando parleremo del valore sociale dei dati. C'è un libro bellissimo, Il tradimento dei numeri di David Hand, in cui sono riportate tutte le casistiche dei dati che non abbiamo, ne vediamo una sola. Dati di cui ignoriamo la mancanza, e riguarda un progetto sulle buche a Boston, non le buche a Roma, le buche a Boston, in cui a un certo punto la Municipality di Boston decise che bisognava identificare tutte le buche e quindi bisognava ripararle, ma prima identificarle e poi ripararle. Prima conosco e poi opero. E fece questo progetto, praticamente lo fece diciamo in qualche modo attraverso i telefoni cellulari, questo accadeva una decina di anni fa, se non ricordo male, e sulla base dell'accelerometro presente nei telefoni cellulari, se c'era una buca, a questo punto il telefono in qualche modo si spostava e quindi c'era un cambiamento, diciamo così, della velocità e della posizione, e quindi, insomma, in qualche modo questo cambiamento veniva visto come indizio della presenza di una buca, poi veniva georeferenziato e quindi si sapeva dove era questa buca. Purtroppo in realtà i telefoni cellulari 10-15 anni fa non erano così diffusi come oggi e quindi erano più diffusi nei quartieri, diciamo così, più ricchi. E quindi furono scoperte tantissime buche nei quartieri più ricchi, dove magari ce n'erano poche perché l'asfalto magari veniva più curato probabilmente, e furono scoperte molte poche buche nei quartieri, diciamo, con ceti con reddito più basso. Perché evidentemente non c'erano disponibili un'adeguata copertura degli strumenti di rilevazione. Quindi quando si effettua una rilevazione bisogna stare molto attenti, diciamo, a quali sono gli strumenti che si utilizzano nel rilevare. Qui ho ripreso un proverbio francese, perché in italiano non sono riuscito a trovarne uno politically correct, volere il burro e i soldi del burro. I trade-off tra dimensione di qualità. Ecco, potrebbe sembrare che noi possiamo aspirare ad ottimizzare tutte le dimensioni, non è così. Per esempio, in questo caso io ho un'immagine di Portofino che è stata corretta a destra per renderla un pochino più vivace, un pochino più bella. Vedete, a Portofino, non so se ci siete mai stati, certe volte c'è la nebbia, quindi l'immagine a sinistra è più fedele, l'immagine a destra è più bella. Oppure questa è un'immagine dell'ingresso di un parcheggio, e l'immagine a sinistra è più fedele, ma l'immagine a destra è più utile, perché nell'immagine a destra io riesco a leggere quali sono le condizioni, di pagamento. E poi vorrei farvi questo esempio assolutamente straordinario, non mio, di Fabio Cremonesi. Fabio Cremonesi è un noto traduttore di libri e ha tradotto diversi libri di Kent Haruf. Non so se voi siete appassionati di Kent Haruf, io lo sono. E nella nota introduttiva a Benedizione, che è uno dei più famosi libri di Kent Haruf, forse non il più bello, è una questione di gusti, Fabio Cremonesi riporta dapprima una frase di Margaret Atwood che dice che gli autori sono tormentati, ma i traduttori sono tormentati 10 volte di più nel loro lavoro. E sostanzialmente Cremonesi racconta di questa sua ingenuità, diciamo, siccome Kent Haruf è sobrio,
quindi sintetico, possiamo esprimerci in questo modo, nell'esprimere la realtà che vuole descrivere, è quasi francescano in questa sua sobrietà, e lui sperava che naturalmente questa sobrietà fosse conciliabile con l'esattezza, perché Kent Arouf è non solo sobrio, ma estremamente preciso nel descrivere la realtà che vuole narrare. E perché è stato ingenuo Fabio Cremonesi? Perché quando ha dovuto tradurre dall'inglese all'italiano, che invece è un linguaggio impreciso e niente affatto frugale nella sintassi, evidentemente è scoppiata la contraddizione. La sobrietà è nemica dell'esattezza e talvolta ne è l'esatto contrario. Ecco una delle cose che avevo sotto gli occhi senza saperlo e che Benedizione mi ha fatto vedere. Io sono proprio emozionato nel condividere con voi questa straordinaria considerazione di Fabio Cremonesi. E dopodiché veramente una sola figura per dire che in realtà dobbiamo modificare i processi e i comportamenti. Non dobbiamo andare a vedere se Carlo Bettini è giusto o sbagliato, dobbiamo evitare che venga scritto Bettini. E quindi qua il messaggio è molto sintetico: per pulire il lago è necessario prima eliminare le fonti di inquinamento. Questo è proprio un fatto culturale, un fatto proprio di processi amministrativi, è un fatto di processi, diciamo così, di interazione con i grandi provider di servizi, insomma. Ecco. Non deve accadere, le attività devono essere organizzate in modo tale che si minimizzi la probabilità di errore. Un po' questo è il messaggio. E finalmente arriviamo al web. Finalmente arriviamo al web. Io mi prendo, a meno che non ci siano delle violentissime proteste, mi prendo questa volta il così, insomma, scelgo di non fare il breve intervallo, e perché quando si arriva al web le cose diventano ancora più complicate di quelle che abbiamo visto fino a questo momento. Ancora più complicate perché il web è una prateria assolutamente, certe volte, senza regole. Mentre spesso ci sono delle regole sulla qualità dei dati, come abbiamo visto in alcuni esempi, ricordate la durata del film, 118, 119, Vacanze Romane, insomma, nel web tutto questo è estremamente più difficile e acquista un'importanza tra le dimensioni di qualità, l'autorevolezza e la credibilità. Qual è? Naturalmente anche Amazon sa molto su di noi. Noi sappiamo molto dal web, ma anche Amazon. Poi affronteremo magari questo aspetto nel seminario successivo. La qualità dei dati nel web. La qualità dei dati nel web, e qui dobbiamo, le cinture ce le dobbiamo agganciare un'altra volta. Per esempio, nell'ultimo numero dell'Economist, non so se leggete l'Economist, è molto interessante, si danno il new lingo, il nuovo linguaggio della qualità dei dati. Concentriamoci solo sui primi due termini, disinformation e misinformation. C'è una differenza. Disinformation è data that is spread with the intent to mislead or manipulate others. Io ti voglio manipolare, ti voglio ingannare. Misinformation è l'informazione falsa, come per esempio il fatto che ci sia una teoria cospirativa dietro il Covid-19 che magari qualcuno senza accorgersene diffonde nella rete. Però quella è un'informazione falsa, non è disinformation. E poi ce ne sono altre, addirittura in uno slang russo oppure cinese. E i problemi del web sono tanti, sono veramente tanti. Qui io non li vedrò tutte queste righe, magari ci possiamo tornare se riusciamo a fare a tempo a finire prima che vi scocciate di tutti questi argomenti. C'è poco da fare per produrre un articolo di giornale, per validare un'informazione da parte di un giornalista, è costoso. È facilissimo mandare un messaggio a Twitter, non ci vuole niente, non ha nessun costo, non costa niente mandare un messaggio a Twitter. E il numero di utenti potenziali, Trump diceva, al massimo ci sono 2 milioni
che leggono il New York Times di persone, ci sono 100 milioni come miei potenziali followers, o anche più di 100 milioni. Quindi la diffusione dei messaggi Twitter è enormemente superiore a quella di un giornale. È chiaro come conseguenza che il livello di qualità di molti giornali, non tutti, è alto, mentre il livello di qualità dei messaggi Twitter che non sono verificati è basso. Il costo della qualità, come abbiamo visto prima, è alto nei giornali, non c'è costo perché non viene verificata la qualità, oppure c'è il fact-checking, ma il fact-checking viene fatto sulla base, diciamo, di procedimenti approssimati, insomma, è basso nel caso dei messaggi Twitter. E il livello di emotività, secondo cui noi leggiamo gli articoli di giornale, ci formiamo una nostra opinione, invece accogliamo i messaggi Twitter, è molto diverso, a sfavore, cioè è molto più alta l'emotività dei messaggi Twitter rispetto alla razionalità che esprimiamo nella lettura di un articolo di giornale. A questo si aggiunga che, come dice il premio Nobel Kahneman in questo bellissimo libro Pensieri lenti e veloci, Thinking Fast and Slow, dentro la nostra testa, dentro il nostro cervello, ci sono due strategie completamente diverse nell'interagire con la realtà. Una strategia, diciamo, lenta, che elabora molti ragionamenti per arrivare a comprendere se ciò che noi, con cui noi interagiamo, diciamo, è vero o falso, e invece una strategia molto veloce. E molto spesso noi tendiamo ad utilizzare, non dedichiamo tempo, e non dedichiamo tempo anche per una conclusione di una razionalità limitata, non riesco a leggere sopra, non mi ricordo come si chiama, però voi lo leggete. La razionalità di Simon, certo. La razionalità limitata è il concetto, idea secondo cui durante il processo decisionale la razionalità di un individuo è limitata da vari fattori. Noi non possiamo dedicare tempo infinito, noi abbiamo degli obiettivi limiti cognitivi, limiti di conoscenza sulla realtà, e spesso abbiamo una quantità di dati limitati che non ci permette di arrivare ad una conclusione ponderata e univoca sul fenomeno che stiamo osservando. Come conseguenza di questo fatto, la psicologia cognitiva arriva alla conclusione che è molto più facile accettare una notizia falsa. Il mio amico Roberto Battistoni mi ha invitato ad utilizzare termini italiani e non utilizzare il brutto termine fake news, infatti non lo utilizzo, però lì l'ho voluto mettere perché in qualche modo è ancora molto utilizzato. È molto più facile accettare una notizia falsa che invalidare questa notizia falsa attraverso un'indagine che richiede tempo e sforzo cognitivo. E qui c'è un altro sondaggio che io vi propongo. Noi spesso per valutare se una notizia, secondo i nostri criteri, è vera o falsa, utilizziamo delle euristiche, utilizziamo dei procedimenti approssimati. E qui, se voi andate a vedere su Wikipedia i cosiddetti bias, cioè le distorsioni che noi tendiamo ad applicare, sono tantissimi, sono decine e decine. Qui ne ho isolati cinque, non viste solo come distorsioni, ma anche come procedimenti approssimati. Primo procedimento, reputazione. Se lo dice lei, lui, mi fido. Quindi mi fido di Wikipedia perché Wikipedia, diciamo, ritengo che dica sempre la verità, basato sulla reputazione. Delusione. Noi siamo rimasti delusi una volta da un giornale, da un sito, da un testo che abbiamo letto, da un blog, eccetera, non mi fido più, basato sulla perdita di fiducia. Da questo momento in poi tutto quello che mi dice io lo considero falso perché ho perso fiducia. È l'opposto in un certo senso del precedente. Confronto, è quello che abbiamo fatto prima. C'è qualcosa che non mi torna, basato sul confronto tra fonti. Evidentemente anche questa possiamo considerare euristica, ma è un'euristica più seria, nel senso che io perdo tempo per confrontare tra diverse fonti e poi arrivo ad una conclusione. Sentirsi imbrogliato, questo è tipico della pubblicità.
Non so se voi vedete la pubblicità tra una trasmissione e l'altra, certe volte quando la vediamo in maniera consapevole, spesso la vediamo in maniera subliminale, ma la vediamo in maniera consapevole, può accadere che noi diciamo questo mi sta imbrogliando, me la sta mettendo troppo bella, non è possibile che il cioccolato Novi sia così buono se tu me lo stai ripetendo da mesi e mesi che il cioccolato buono, non mi fido di quello che tu mi stai dicendo. E infine la più famosa tra tutte le euristiche, che viene chiamata dell'autoconferma o della camera dell'eco. Questo giornale, sito, tweet ha ragione perché dice quello che dico io. Siccome dice quello che dico io, mi conferma che ho ragione. Adesso la sto un po' stressando, ma non sto andando lontano dal vero. E quindi io dico che ha ragione. Bene, cerchiamo tutti di essere onesti con noi stessi e cerchiamo di dire quale tra queste cinque euristiche tendiamo ad applicare di più. Reputazione, basato sulla reputazione, basata sulla delusione, basata sul confronto tra diverse fonti, basata sul fatto che ci sentiamo imbrogliati e quindi non ci fidiamo, basata sull'autoconferma o camera dell'eco. Abbiamo lanciato il sondaggio. Carlo, tanto ti volevo condividere con te il fatto che Sara Rocutto ha detto che anche a lei piacciono moltissimo i libri di Kent Aruff. Molto bene. E allora non so se condivide il fatto che il più bello è quello dei due, le due persone anziane di cui non vi ricordo, di cui non mi ricordo il titolo, il penultimo che è uscito. Allora. Allora, chiudiamo il sondaggio. Ecco, no, Giulia Maschio dice la notte, è quello La che devo. notte, però c'è qualche altra parola, solo la notte? La notte, no, infatti, puntini, puntini, quindi anche Sì, alla notte si la ricorda. notte, qualche altra cosa. Sono d'accordo. Chiudiamo il messaggio, 83% ha votato e ecco qui, questo è il risultato. Confronto, primo il confronto, secondo la reputazione, quelli che l'autoconferma sono il 13%. Adesso io non so che dirvi, non so che dirvi. Certamente io sono molto colpito dal discorso dell'autoconferma, cioè è vero, cioè insomma, nella vita penso che ogni tanto bisogna anche saper leggere, informarsi verso da parte di soggetti che non la pensano come noi, perché, però insomma, in ogni caso, qui diciamo, è confortante il fatto che la grande maggioranza si basa sulle due euristiche più solide, diciamo così. Infatti, io nella pagina successiva ho buttato lì un concetto che lascio alla vostra intuizione, livello di distorsione potenziale. Ecco, io qua ho messo come livello di distorsione che può comportare una conclusione sbagliata, massimo quello della camera dell'eco, dell'autoconferma. Minimo il confronto, perché se io confronto effettivamente trovo degli elementi solidi che mi permettono di arrivare ad una conclusione. Ecco, secondo me ho dato un livello di distorsione troppo elevato alla reputazione, perché vedete, la reputazione, in effetti, ripensandoci, è Wikipedia. Allora, ci sono degli studi che dicono che Wikipedia è più affidabile dell'Enciclopedia Britannica. Allora, uno dice, sì, ma sono studi sbagliati. Sì, ma io me li posso leggere, posso vedere, diciamo, che ti esperimenti sono. Cioè, effettivamente la reputazione, io qui sono stato troppo severo, la reputazione porta ad un livello di distorsione ragionevole, diciamo così. E sentirsi imbrogliato e delusione li ho messi un po' a metà, no? Nel senso che non sono proprio
su basi razionali e diciamo, non mi danno elementi diciamo, concreti, solidi, no? Il fatto solo di essere, sono deluso da lei o da lui, mi sento imbrogliato, non sono decisivi però per arrivare ad una conclusione razionale. E arriviamo a Sarah Palin. Sarah Palin, ve lo ricordate, è stata la candidata vicepresidente con McCain e nel caso di Sarah Palin c'è questo famoso episodio che dimostra che nel web la calunnia non è un venticello come nel Barbiere di Siviglia, ma è un tornado. Sarah Palin coniò il termine death panel ad indicare appunto una grande distorsione che lei vedeva nell'Obamacare, perché lei affermava che nella legge c'era di fatto un death panel, cioè un insieme di burocrati che potevano decidere se gli americani erano meritevoli di cura medica oppure potevano tranquillamente essere mandati a morire. Ecco, Sarah Palin affermò che nella legge, diciamo, istitutiva c'era questo death panel. E appunto cominciò a diffondere questa notizia nelle radio, nelle televisioni, nei giornali, nel web, su Twitter. E la conclusione fu che un opinion poll, dopo alcuni mesi, è arrivata alla conclusione che l'86% degli americani avevano sentito questo termine, e quindi conoscevano il termine death panel. E 2 volte di quanto accade per quanto riguarda il nome del vicepresidente degli Stati Uniti, e di questi il 30% credeva che fosse vero che c'era questa proposta all'interno della legge Obamacare, arrivando al 46% per i repubblicani, mentre invece un altro 20% era arrivato alla conclusione che non era sicuro se fosse vero o falso. Quindi, come vedete, percentuali alte. È bastato semplicemente diffondere questo termine molto evocativo, death panel, molto forte, diciamo, molto immaginifico. Vi ricordate chi era questa persona? Questa persona è stato il primo portavoce di Trump, Sean Spicer, che dopo pochi mesi però uscito matto e si è dimesso. E però immediatamente dopo la cerimonia di insediamento di Trump disse che the largest audience ever to witness an inauguration period, both in person and around the globe. E naturalmente furono pubblicate le immagini dell'insediamento di Obama a sinistra di Trump e a destra di Obama. E Spicer ha accusato i giornalisti di minimizzare l'enorme supporto che c'era stato, diciamo, all'atto dell'inaugurazione di Trump. E poi il giorno dopo fu, forse ricorderete, intervistata Kellyanne Conway, un'altra dello staff di Trump. E il giornalista disse: Ma come fa a sostenere Spicer che c'era più gente a Trump che non ad Obama? E Kellyanne Conway disse che era un'interpretazione alternativa, erano alternative facts, erano assolutamente accettabili che ci potesse essere questa visione alternativa delle due folle. Sappiamo bene poi come è andata a finire 4 anni dopo. Quando per giorni e giorni Trump ha sostenuto che lui aveva vinto le elezioni. Vedete quanto è facile, no? E poi ha portato alla tragedia del Campidoglio, la morte di un. E allora, dopodiché, noi che cosa abbiamo per poter razionalmente chiederci se avevano ragione Kellyanne Conway e Sean Spicer? Oppure effettivamente da Obama c'erano più persone. Adesso Obama è rappresentato a sinistra e Trump a destra. Proviamo a contraddire. Ecco, hanno ragione. Vediamo se riusciamo a contraddire questo fatto. Allora, l'ora della foto è la stessa, 11:30. Allora, quello che potrebbe essere accaduto è che la cerimonia di Trump è stata dopo. E che quindi le persone sono arrivate, diciamo, in questo periodo più lungo. Ma in realtà l'ora della cerimonia era la stessa, quindi questa ipotesi non regge. Possiamo però affermare che probabilmente sono arrivate più persone nell'ultima mezz'ora.
In fondo la foto è di mezz'ora prima, quindi potrebbero essere arrivate più persone. Ora, se voi siete stati a Washington, sapete che e poi è una città, a parte, diciamo, è a parte quello che è accaduto purtroppo, diciamo, con l'assalto al Campidoglio, però a Washington non è facile posteggiare la macchina a 50 metri e poi. Quindi molte persone hanno per forza hanno dovuto prendere la metropolitana. E in effetti sono stati misurati il numero di biglietti della metropolitana, ci sono stati 4 volte con Obama, nell'ora precedente rispetto a Trump. Quindi qualunque tentativo di contraddire, diciamo, l'affermazione di Spicer e della Conway, decade. Quindi, come direbbe Umberto Eco nell'ultima parte che forse non riesco a fare, c'è una tenuta in questa ricerca. Cioè, i fatti sono cocciuti, i fatti sono testardi. Se noi insistiamo, e io sono un po' illuminista da questo punto di vista, alla fine il bene trionfa. Non è buono essere illuministi perché si hanno un sacco di delusioni, però vorrei condividere il messaggio che noi possiamo cercare la verità, possiamo avvicinarla, possiamo avvicinarla. Carlo, Lui. Sì. Prego. ti posso interrompere un momento? Perché c'era una considerazione interessante. Tu prima, quando tu avevi messo a confronto le diverse modalità con cui uno cerca la verità, no? Allora, c'è qualcuno che ha detto sì, la reputazione però, non nasce da un'attività di confronto fatto da molti soggetti e quindi da una qualità provata, cioè metteva in evidenza un maggior peso della reputazione. È Roberto che suggerisce questo. Quindi è più rilevante basarsi sulla reputazione che sul confronto? Sì, comunque le due cose sono collegate, come se la reputazione derivasse da un confronto fatto, lui dice, da molti soggetti e quindi da una prova di qualità che è già stata fatta da molti. È vero, però questo significa che ha ragione la maggioranza, che ha ragione la maggioranza. Dopodiché non è chiaro se ha senso abbasarsi sulla valutazione della maggioranza, capito? Questo è il problema. Per cui è vero che era molto, molto severo dare 7 come livello di distorsione, ma non darei 1 alla reputazione, anche se effettivamente è basata sul contributo di molti, è basata sul confronto, la collocherei un pochino più in alto. In ogni caso, grazie del contributo. Adesso abbiamo visto, io mi scuso se oggi sono molto direttivo, ma veramente vorrei dirvi tante cose. Rudy Giuliani dice, ma i Michigan hanno votato il 150% degli aventi diritto, delle persone vive, non è possibile. E però poi sono andati a confrontare e hanno visto che si sono confusi un po' come la regione Lombardia. Tra l'acronimo del Michigan e l'acronimo del Minnesota e hanno incluso in quelle persone anche le persone del Minnesota e quindi ha sbagliato Giuliani, diciamo così, nel senso che non era vero che le persone vive erano meno dei votanti, perché erano stati considerati anche votanti del Minnesota. E poi arriviamo alla nostra Alessandra Ocasio-Cortez. Una persona, una deputata di grande profilo che viene considerata come una delle persone che potenzialmente possono diventare una leader all'interno del Partito Democratico. Ebbene, nel gennaio del 2019, Alessandra Ocasio-Cortez, rispondendo ad un'osservazione di un giornalista del Washington Post che le contestava di aver fatto un'affermazione imprecisa su un indicatore economico, si era sbagliata, diciamo, di qualche percentuale, per forzarlo verso la propria tesi. Adesso io non ho ritrovato il valore esatto, il valore sbagliato, però è interessante la risposta di Alessandra Ocasio-Cortez. I think that there is a lot of people more concerned about being precisely, factually and semantically correct than about being morally right. Ecco, io ho delle fortissime perplessità su questo tipo di affermazione e le perplessità mi derivano dal fatto che
insomma, chi è che può dirsi io sono moralmente giusto, io sono dalla parte della verità? Questo è un grosso, mi rendo conto che sto affrontando un problema di etica di straordinaria rilevanza, ma io continuo a pensare che, certo, quando si interviene sulla realtà, quando bisogna valutare se un'affermazione è vera o falsa e di quanto sia imprecisa, io penso che dobbiamo basarci anche sulla correttezza semantica, che non è che il fatto che io ideologicamente ritenga che le cose vadano in un certo modo, allora questo in qualche modo spazza via tutte le cose che abbiamo detto fino a questo momento. Dopodiché, naturalmente, ognuno può avere le sue idee e anche questo potrebbe essere oggetto, diciamo, di una considerazione finale. Mi rimangono, due concetti, l'instagrammabilità e la narrazione. Conoscete il significato del termine instagrammabilità o instagrammability, che ha 172.000 pagine che utilizzano questo termine su Google? Siate ovviamente, insomma, dite esattamente quello che è. Sì o no? Sondaggio. Il sondaggio è lanciato. Ha votato l'85%, chiudiamo. Ecco i risultati. Avevo una battuta, scusatemi se adesso faccio questa battuta, ma siamo un po' troppo zona ZTL. No, che cosa voglio dire? Allora, io fino a una settimana fa non sapevo cosa significa instagrammabilità, mentre invece è un termine molto diffuso nell'ambito, naturalmente, più diffuso nell'ambito dei giovani. Però c'è un 30% che lo conosceva, quindi evidentemente siamo di fronte ad un uditorio esperto delle ultime vicende delle reti sociali. Instagrammability significa che, diciamo così, allora, ogni giorno vengono postate 50 milioni di foto su Instagram. E c'è tutta una gara alla Instagrammability, cioè al fatto di cogliere un aspetto della realtà piacevole, esteticamente piacevole, che quindi in qualche modo possa essere oggetto di un racconto, di un racconto. Io non sono su Instagram, ma quando ho chiesto a mio figlio: ma tu sei su Instagram? Sì, e che cosa viene messo su Instagram? Delle foto, ma che cosa significa? Cioè, beh, ma dietro le foto c'è un racconto. C'è una narrazione, come diremo tra poco. I social sono nati come un luogo virtuale per la condivisione di storie, per la condivisione di storie. Quindi c'è questa tendenza a vedere le foto da una parte come esteticamente gradevoli, tant'è che il termine Instagrammability è molto diffuso nel marketing. Questa foto è instagrammabile ad indicare, è una buona immagine dell'appartamento che voglio vendere, o che l'agenzia vuole vendere, no? Allora qui c'è tutto, anche qui tutto un legame tra, in fondo è un piacere l'estetica, no? Noi dobbiamo puntare al bello, per carità, mica sto dicendo che dobbiamo essere tristi, però certamente il puntare al bello privilegia una categoria, la categoria dell'estetica, la categoria del racconto. Categoria del racconto, la faccio breve, che noi troviamo anche un'altra tendenza, in un altro termine che viene spesso usato e che è usato in questo libro della Lorusso, Post Verità, sul concetto di narrazione. Sempre di più la costruzione del senso si dà per via narrativa. E la notizia è sempre meno pensata come documento, quindi come qualcosa in cui io esprimo la verità, esprimo concetti giusti, concetti sensati, concetti veri, concetti accurati, concetti completi, è sempre più come racconto. È sempre più come racconto. E allora, nella misura in cui io trasformo il documento, l'articolo,
l'intervento in un racconto o trasformo tutto ciò in una favola. Io leggo una favola e quando io leggo una favola, come sappiamo, io non ho esigenze di verità. Ho esigenze che mi fanno apprezzare quella favola e fanno sì che io ci creda. Torniamo al credere nelle cose che non necessariamente sono verificate e mi appassiona la favola. Io avrei ancora altre cose da dire, ma mi rendo conto che sono le 18:40 e quindi mi fermo qua. Allora, c'è stato un commento a quest'ultima slide di Roberto che dice: Omero c'era arrivato 3.000 anni fa. È vero, non è che queste cose siano completamente nuove. Mi piacerebbero dei commenti che anche un po' mi smontino l'edificio che ho cercato di costruire. Qui però hai suscitato delle aspettative che vengono reclamate. Anna Savarese dice, e Umberto Eco? Umberto Eco, 5 minuti per Umberto Eco. Allora, Umberto Eco è la verità. Ecco, è quello che diceva sul web: chiunque diventa l'allenatore della squadra della nazionale, chiunque, mentre prima faceva le chiacchiere da bar e beveva un bicchiere di vino, adesso invece di bere un bicchiere di vino e andare al bar scrive un messaggio Twitter o scrive un messaggio su Facebook. Ecco, Umberto Eco, come sapete, è stato un filosofo del linguaggio, poi si è dedicato anche alla narrativa, ha esplorato tantissimi campi della nostra cultura. La sua conclusione, appunto, è che noi non possiamo mai giungere alla verità, ma appunto possiamo arrivarci vicino. Non c'è una verifica, vi ricordate le foto di Obama, che basti da sola ad assicurare la veridicità di qualcosa. Al massimo ci possono essere verifiche incrociate, i famosi confronti o le famose verifiche sui biglietti venduti dalla metropolitana, che possono escludere interpretazioni false o errate. Quindi ritorna una sorta quasi di pessimismo sul fatto che si possa raggiungere la verità, ma ottimismo sul fatto che noi possiamo fare verifiche incrociate che ci permettono di escludere intanto delle falsità. Bene, certe volte non dobbiamo per forza arrivare alla verità, ma è importante escludere le falsità, e su questo effettivamente Umberto Eco, diciamo, ci fornisce un messaggio di ottimismo. È uno dei siti negli Stati Uniti più maturi, più ricchi dal punto di vista politi fact, del fact checking, delle metodologie e degli strumenti che noi abbiamo per raggiungere la verità, identifica queste tre dimensioni. La completezza: nei fatti ci devono essere tutti gli elementi fondamentali e se non ci sono dobbiamo pretenderli. Questo è legato anche alla trasparenza. La contestualizzazione: i fatti non devono essere espressi in termini generali, ma messi in relazione con il contesto, con gli elementi, con il dominio conoscitivo e in termini dei quali vengono espressi. E infine la tenuta. I fatti devono aver tenuto in conto i punti di vista critici che potrebbero dare un'altra lettura. Vi ricordate quando abbiamo cercato di invalidare l'affermazione per cui da Obama c'era più gente che da Trump, o che da Trump c'era più gente che di Obama, e abbiamo dovuto indagare, abbiamo dovuto farci venire in mente delle idee. Questa è la tenuta. Le idee che ci hanno confermato, i fatti sono cocciuti. La verità non è un'immagine della realtà, non è un fatto strutturale, non esiste una macchina fotografica che ci permette di dire beh, questo è vero e questo è falso, ma una costruzione, è dunque un processo. Questo è detto in Polity Fact, ma è associabile anche ad Umberto Eco. Problematizzarne la verità, vederne la molteplicità, relativizzarne la natura, non significa che tutto è verità, ma significa recuperare il concetto di prova. Non tutte le verità hanno la stessa tenuta. Il concetto di prova. I discorsi hanno carriere, formazioni, forza, autorevolezza, raggi di applicazione. Guardare a questi elementi significa provare
la tenuta dei discorsi. Quindi il messaggio di Umberto Eco è un messaggio alla fine molto ottimistico sul fatto che ci dobbiamo organizzare per indagare il concetto di verità ed il concetto di falsità. Non è semplice, non abbiamo degli strumenti semplici, sono strumenti complessi che non possiamo applicare sempre perché nella vita dobbiamo fare tantissime cose, ma quando succede qualche cosa che ci indigna, allora lì sì, ci possiamo sfogare e possiamo anche utilizzare l'intelligenza collettiva, nel senso che possiamo collegarci tra più persone per approfondire e per indagare. La verità si avvicina mettendo alla prova le diverse verità espresse in ragione di interessi diversi, quindi andare a vedere anche gli interessi che stanno dietro le varie affermazioni e via via facendo la realtà, tenendo conto della intersoggettività, in questo senso dell'etica della interpretazione della comunicazione. Come vedete, alla fine la conclusione di Umberto Eco fa riferimento a un concetto, ad una disciplina che io ho introdotto all'inizio, di nuovo fa riferimento all'etica. Quindi il messaggio importante di questo seminario è che c'è una relazione tra la qualità e l'etica. Questo probabilmente l'aveva già scoperto Omero 3000 anni fa, però insomma l'importante è che cerchiamo di capire se condividiamo questa conclusione o no. E Carlo, Giulia, poco prima che tu lo dicessi, aveva detto verità e qualità sono due concetti simili, col punto interrogativo, ma insomma possiamo anche togliere. E Anna invece chiedeva, ma la rassicuro su questo, che le slide, anche quelle che tu non hai potuto mostrare, se sono disponibili. Ma certamente. E guardate, noi stiamo mettendo le slide nelle pagine dove mettiamo la registrazione della lezione. E aggiungiamo i materiali che fanno riferimento a quella lezione. Anche, per esempio, l'abbiamo fatto per la lezione scorsa, per l'esercitazione sull'amica geniale. Sì, e in più è evidente che la generosità con cui le persone intervengono, ascoltano, diciamo, interagiscono, è tale che chiaramente tutto questo non si può esaurire nell'ambito di un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, per cui appunto con Giulio De Petra stavamo pensando, l'abbiamo già cominciato a realizzare, ad un sito collaborativo, diciamo, in cui ci si possa scambiare anche documenti, in cui si possa fare degli interventi. Ecco, quindi su questo Giulio, se puoi dare qualche Guardate, dettaglio. molti di voi dovrebbero aver avuto già l'informazione che abbiamo costituito un Google Group su i partecipanti, tra i partecipanti al corso. Sta per essere conclusa questa costruzione di questa lista, ci siete già quasi tutti, qualcuno di voi ha già salutato gli altri, quindi nei prossimi giorni, appena avremo concluso, cioè ci saranno tutti dentro, ve lo comunicheremo e lì sarà possibile, continuare questa conversazione. E se non ci sono due domande, ecco, Carlo, il titolo del libro è Le nostre anime di notte. Certo, le nostre anime di notte. Volevo dire che volevo ricordare che la prossima lezione sarà il 6 di aprile e sarà dedicata alla ricchezza e alla fallacia delle visualizzazioni. Qualcosa Carlo ha già detto nella sua lezione sul fatto che il modo in cui i dati vengono rappresentati, produce degli effetti e in questa lezione, che sarà tenuta da, Federico Cabizza, affronteremo questo tema, il 6 di aprile. Però c'è Alessandro che ha alzato la mano, quindi gli do la parola. Alessandro, prego. Alessandro, puoi parlare. Devi attivare il tuo microfono. Ecco, forse adesso sì? Sì, ora si sente. Ok. Allora, Carlo, il solito grazie di cuore, molto bella la lezione. E
In realtà volevo mandare un messaggio chat, bisogna che chiedo un corso accelerato di uso di Zoom, perché volevo soltanto dire sulla chat, chiedere sulla chat quanto le cose che hai detto e anche le cose che dice Eco, io non ho letto il libro, mi affretterò a farlo, mi sembra molto interessante, insomma quanto tu ed Eco, per così dire, vi sentite vicini a una posizione di tipo popperiano, cioè in fondo l'idea che la verità non è attingibile ma che è approssimabile, possiamo fare seri sforzi per guadagnare insomma attendibilità alle nostre affermazioni, beh questo mi sembra, facendo superare degli ostacoli alle affermazioni che facciamo, no? Mettendole alla prova, appunto. La prova cos'è? È tento di falsificare, tento di, se quella resiste al mio tentativo di falsificarla, beh, non so che è vera, però so che me ne posso fidare un pochino di più. Mi sembrava che lo spirito fosse simile a quello complessivo del falsificazionismo popperiano. Volevo chiedere conferma di questo e conferma anche se e sapere anche se è ecocita Popper. Allora, grazie. Guarda, Alessandro, grazie della domanda. Io sono un dilettante assoluto di temi di filosofia. Me ne rendo conto, mi scuso di questo. Io sono arrivato alle cose che vi ho detto, alcune delle quali fanno riferimento e sono radicate, diciamo, nella storia della filosofia o addirittura della poesia, diciamo da tanto tempo, ci sono arrivato dopo un certo percorso, per cui all'inizio ho fatto lo scienziato che si studia 700 lavori, guarda a vedere, dopodiché in questi ultimi mesi, cioè negli ultimi tempi, io penso, arrivo sempre di più alla conclusione che la filosofia sia un tema centrale della nostra vita, e non so se avrò tempo, diciamo, in questa vita di approfondire la filosofia, però sicuramente, mentre un tempo dicevo se rinasco faccio il linguista, adesso io dico se rinasco faccio il linguista, il filosofo e quindi il filosofo del linguaggio. Ecco, questo purtroppo è l'unica cosa che riesco a dirti, Alessandro. Io sono un dilettante dal punto di vista della filosofia e quindi magari può darsi che alcune delle cose che ho detto fossero ultra scontate, però ho ritenuto importante metterle insieme per poterle condividere. Grazie. Bene, e allora ci salutiamo qui e ci rivediamo il 6 di aprile. Grazie a tutti.